Parliamo sempre di giovani, ma spesso non si creano spazi necessari alla socialità di cui hanno bisogno. Il sindaco di Fano, Massimo Seri, insieme all'amministrazione comunale, vuole consolidare i rapporti umani per vincere la sfida dell'inclusività. L'ultimo esempio è il nuovo sportello d'ascolto, denominato Il Posto per Parlarne, che verrà inaugurato al Paricentro sabato 9 aprile. Sarà l'inizio di una serie di giornate, ogni 15 giorni, quindi due volte al mese, in cui ci sarà la possibilità di venire qui al Paricentro a parlare e incontrarsi. Diciamo che lo spazio è pensato soprattutto per i giovani e diciamo parte come idea dallo Speaker's Corner di Hyde Park, quindi che qualcuno possa venire, dire delle cose, proporre un argomento e poi si discute insieme. Ci si potrà confrontare su tematiche anche poco discusse negli spazi istituzionali e scolastici, come l'educazione sessuale e affettiva, la ricerca della propria identità e l'educazione alla parità di genere. A raccogliere la proposta della dottoressa Santini, psicoterapeuta e coordinatrice del consultorio diocesano, sono stati gli assessori Sara Cucchiarini e Barbara Brunori. Diciamo, siamo in un momento storico in cui le parole ormai sono quelle solo dei social, dove non ci si incontra più con i corpi, non ci si vede. I ragazzi non conoscono, non hanno memoria di questa possibilità di incontrarsi, parlare, discutere, portare le proprie idee. Conoscono le conferenze, conoscono la scuola dove loro ascoltano. Invece questo è uno spazio dove possono sentirsi, ascoltarsi e dire la loro, poter portare i loro contenuti. Naturalmente è una cosa nuova, è una sfida, è qualcosa che si vuole dare l'opportunità di fare esperienza, un'esperienza che ognuno vivrà come vuole, perché nello spazio si può venire, andare, non ci sono prenotazioni, non c'è impegno alcuno, è un'opportunità, è una possibilità libera di ritornare a incontrarsi e parlare insieme.